Sono le 10.30 di una calda giornata di luglio. Sofia Loren arriva nel cortile del Maschio Angioino per ricevere la cittadinanza onoraria da parte del sindaco Luigi De Magistris. Viene accolta con l'affetto e l'entusiasmo di centinaia di persone che hanno voluto partecipare per rendere omaggio all'attrice italiana che incarna l'essenza partenopea e ha stregato il mondo con talento e bellezza. Delibera conferire per i motivi esposti in narrativa all'attrice signora Sofia Loren la cittadinanza onoraria quale pubblico attestato dei sentimenti di amicizia, stima, gratitudine, ammirazione e affetto della città di Napoli. Maschio Angioino, 9 luglio 2016, il sindaco Luigi De Magistris. Si ha la sensazione che il tempo per un attimo si ferma e le emozioni diventano immortali, perché è una grande diva Sofia Loren che attraversa generazioni. Ieri ho visto bambine di 10 anni che l'acclamavano come persone di 80-90 anni, quindi quando sei così potente vuol dire che sei immortale. Sofia Loren è una figura nell'immaginario collettivo di noi attori napoletani, mitica, è una che al di là della carriera cinematografica è stata la storia di una donna che è partita da un piccolo centro come Pozzuoli ed è diventata una star internazionale. I suoi film, vabbè, li conosciamo tutti, la amiamo per tutto quello che ha fatto, dai film con De Sica anni 50 alla Ciociara, a Una giornata particolare, e penso che sia unica. È una cosa molto molto bella, lei che ormai vive in America, insomma, arrivare qui e ricevere questo pensiero, perché questo sindaco ha già fatto buona buttare la foto con voi, con Luigi, perché voi avete questa diciamo sensibilità nei confronti degli artisti. Sofia rappresenta il cinema mondiale per Napoli, è una che viene da Pozzuoli e diventa quello che è diventata lei, che cosa si può dire? Viva Sofia! Per me è facile quando sono davanti a una macchina da presa e dico delle battute scritte per me e le dico con tutto il cuore e con tutto l'amore. Ma qui di amore ce n'è stato tanto questa mattina, soprattutto per il sindaco, ha detto delle cose bellissime, poi per un volume. È sua in qualità di testimonial la scelta di celebrare a Napoli i 30 anni di attività degli stilisti Dolce e Gabbana, ospiti d'onore della cerimonia al Maschio Angioino e in città fino a domani sera per presentare le loro collezioni. Sofia, come tante altre cose di Napoli, è un'ambasciatrice internazionale che veramente ha fatto moltissimo direttamente e indirettamente per la nostra città. L'ultima e non per importanza questo evento, questi tre giorni di Dolce e Gabbana, che pare siano stati anche molto incentivati da lei. Io credo che sia un regalo, uno spot internazionale per Napoli meraviglioso. È bellissimo aver visto anche proprio la gente, il popolo napoletano, la gente della città fuori che aspetta, e anche fuori all'Hotel Vesuvio siamo passati. È bello perché Napoli ama Sofia e Sofia ama Napoli, è una regina e questo tributo le era dovuto. Sono contenta che De Magistris ci abbia pensato. Ma se vedi, qui si è sola.